sei ospite a sorpresa. Io evito di parlare tanto perché ho sempre detestato quando andavo a sentire gli altri, dove stavo lì, assorbirmi i discorsi dicendo sempre le stesse cose. Però siccome oggi per noi è un giorno importante, perché l'associazione industriale che ha puntato molto a dare delle risposte concrete alle aziende non solo del territorio, promuovendo il CSMT, secondo me sta facendo un grosso servizio alle aziende. Il CSMT, che dovrebbe essere l'integrazione fra l'università, il mondo della cultura scientifica e le imprese, veramente diventa determinante per il futuro della nostra impresa. L'altro giorno in Germania andavo a confrontarmi con le aziende tedesche, perché in occasione dell'Industria 4.0 stiamo facendo un gemellaggio con la Germania. Da un punto di vista tecnologico non abbiamo niente da imparare da loro, da un punto di vista organizzativo e dei sistemi ci insegnano, ma attenzione, non sono le aziende, è l'università che vive all'interno dell'azienda, è l'università che dà l'innovazione e trova le soluzioni innovative che non le trovi in giro, non vai a comprarle. Queste qui nascono dall'integrazione stretta e spinta fra azienda e università. E punto numero uno, volevo riaffermare l'importanza del CSMT. L'anno scorso, quando abbiamo portato alla presidenza del CSMT l'ingegner Trichilo, abbiamo detto che volevamo voltare pagina, volevamo dare una risposta concreta alle aziende, al nostro territorio. Mi sembra che con questa iniziativa abbiamo dato una risposta. L'altro aspetto importante è l'utilizzo dell'alluminio. Lo dico perché il mio obiettivo è quello di portare sempre più lavoro sul nostro territorio, magari possibilmente portare più lavoro in Italia, e oggi l'alluminio è una materia, un materiale innovativo. L'applicazione in Europa nel settore dell'automotive non ha abbastanza capacità produttiva, soprattutto sui pezzi strutturali. Dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo che sono cambiate le esigenze dei clienti, sono cambiati i prodotti, sono cambiati i processi. Oggi ci troviamo di fronte a dei processi che sono al limite della loro capacità di realizzazione, per cui è indispensabile l'interfaccia fra la pratica e l'innovazione e la conoscenza. Io dico che deve essere chiaro a tutti che come non c'è futuro senza impresa, non c'è futuro senza conoscenza, senza sapere, senza cultura. Oggi la differenza dell'industria italiana rispetto agli altri paesi concorrenti è proprio questa capacità di saper integrare la tecnologia, l'innovazione, la scienza con la pratica. Lo vediamo tutti i giorni di fronte ai prodotti. Molte volte arriviamo a trovare delle soluzioni, ma le esigenze dei clienti in termini di qualità, di prestazioni, di prezzo, di logistica ci inducono a doverci affidare alla scienza e alla tecnologia. Come diceva l'ingegner Trichilo, cioè la via di uscita è saper coniugare prima degli altri questa integrazione. L'altro aspetto, la presso colata. La presso colata è un processo antico per quanto riguarda il nostro territorio, per quanto riguarda l'Italia, però purtroppo in questi anni ha avuto, o per fortuna, perché è aumentata l'applicazione, ha avuto un'accelerazione importante. Dall'altra parte non tutti siamo riusciti a stare al passo con questa accelerazione, e qui tireremo poi i risultati finali, perché il risultato, il buon esito di questo corso sarà la capacità professionale dei partecipanti e come si sapranno integrare, che cosa potranno portare di innovativo nelle fabbriche. Il corso di presso colata ritengo che sia fondamentale in questo momento in cui, come dicevo prima, l'applicazione dell'alluminio in termini di alleggerimento, quindi in termini di emissioni di CO2, in termini di prestazioni, avrà un'applicazione sempre maggiore, e dall'altra parte le aziende, le fonderie di ghisa dovranno riposizionarsi su altri prodotti, perché dobbiamo stare attenti: se i basamenti motore oggi per la maggior parte vengono fatti in alluminio, è chiaro che quel lavoro lì deve essere ricollocato, le aziende di ghisa dovranno trovare le loro collocazioni proprio per andare a colmare quelle mancanze.
mancanze di tonnellate. D'altra parte, anche lì c'è tutto un capitolo aperto, perché oggi i prodotti sono molto più sofisticati, raggiungono delle funzioni che prima non avevano, quindi anche lì il fatto di specializzarsi su determinate nicchie di prodotto si aprono nuovi mercati. Dicevo, la persecuzione è una cosa fondamentale, ma lo dico per noi che lavoriamo in questo settore, lo toccate con mano tutti i giorni. Oggi veramente siamo arrivati a un limite. Il futuro della nostra azienda dipenderà da come riusciremo proprio a integrare le esigenze dei clienti con la capacità nostra e dei nostri collaboratori di produrre dei prodotti, o meglio dei processi prima, che rispondano a queste caratteristiche. Quindi mi auguro che soprattutto i docenti diano un taglio molto tecnico e concreto, affinché il risultato finale sia quello di diplomare i 27 partecipanti veramente verso risultati eccellenti. Ormai la mediocrità non serve più a nessuno. Oggi ci riflettiamo, i prodotti italiani, i prodotti del nostro territorio sono apprezzati in tutto il mondo perché hanno qualcosa di più. Quel valore aggiunto in più a cui faceva riferimento l'ingegner Trichino, bene, attraverso il corso noi vogliamo portare a casa il valore aggiunto per le imprese, perché solo così noi riusciamo a vincere la concorrenza. Siccome non siamo secondi a nessuno, il fatto di fare queste iniziative, poi ne seguiranno delle altre, in funzione dei bisogni e delle necessità. Noi dobbiamo fare le cose che servono alle imprese. Grazie e buon lavoro.